e poi chiudiamo perché giustamente ci sono i musici. Bene, nell'anno credo 64-65, non mi ricordo, sì, più o meno quegli anni, con la mia macchina comprata col presalario usata, feci un viaggio sulla Costa Azzurra con un amico di Trinitapoli che i giovani non conoscono, forse neanche quelli meno giovani, un tale Pasqualino Valerio, il quale morì tragicamente durante il viaggio di nozze. Però in quell'epoca eravamo giovani, partimmo per Parigi. Lui era il figlio di Lillino Valerio, cancelliere della pretura, anzi della conciliazione. Prendeva di stipendio il padre 70-80 mila lire al mese. Io ero uno studente squattrinato che aveva comprato la macchina. Michele, dove sta Michele Di Biasi? L'Arcourt, la macchina. Che avevo comprato la macchina con i soldi del presalario dell'università. Da Trinitapoli fino alla Costa Azzurra, dalla Trinitapoli alla Costa Azzurra, non ero riuscito a far capire a quello perché io ero comunista e che non era giusto che il padre fosse monarchico. Era tutta una discussione, mette la marcia e ti incazzi, cambia marcia e quello non l'ha capito. Alla fine arrivammo a Monte Carlo e a Monte Carlo stava lo yacht tra i tanti di Giovanni Agnelli, stava mettendo la nafta con l'autobot, mi ricordo, PP. Allora dici, Pasqua, come siamo arrivati noi da Trinitapoli fino a Monte Carlo? Scopri come siamo arrivati. Con la macchina. No, momento, con la macchina mia devi dire. Tanto per cominciare. No, ma ci va con voi. Con la macchina mia. Dice, e la benzina? Dissi, come l'abbiamo messa? Vabbè, 50 lire a pedo, 1000 lire per ciascuno. Ah, Mosè. Dice, Pasqua, qui da qui. Quello sta mettendo la nafta con l'autobot. Pasquale ha capito, quello sta mettendo la nafta con l'autobot. Quindi tra Don Lillino Valeri e il bracciante di Trinità, perché sono fatte una cosa con sussidio occupazione, e quello, c'è un abisso, c'è un autobot, non le 1000 lire che mettiamo noi per tirare avanti. E quello si era convinto che era un figlio di Don Lillino. Non so se rendo l'idea. Non siamo tutti uguali. Dovremmo essere tutti uguali, ma la società non ci fa tutti uguali e noi lottiamo per diventare, per avere le stesse opportunità e poi vinca il migliore nella società. Ma non finisce qui la gita, perché poi arrivammo a Cannes e stavano i grandi alberghi. Pasqualino disse, cominciò a dire, innanzi agli alberghi, e secondo te in Russia ci avete queste cose, vedi quelle che noi abbiamo, e passiamo davanti al Majesty, e passiamo di fronte al Negresco, belle donne ingioiellate, automobili, mi ricordo la Lamborghini, una Rolls Royce, e Pasquale, a me la rivincita, dice, hai visto che cosa abbiamo qua, hai visto che cosa abbiamo là, alla fine mi stanchi, dice, Pasquale, trasiviente, come trasiviente, Pasquale, ha detto abbiamo, e trasiviente, dice no, che c'è? Ah, che c'è? Non abbiamo, l'ha capito perché sono comunista? O no? Da allora comincio a cambiare idea. Così dica a voi, cittadini e compagni, io non mi sono mai illuso soltanto perché sono diventato avvocato di essere diventato chi che sia. Né ho scritto mai sui miei comizi votatemi perché sono avvocato, mi vergognerei. Io dissi una cosa 1966 quando feci il primo comizio per le elezioni comunali, lo ricordo sempre, fui rimproverato dal maestro Muscarelli, perché cosa dissi in quel comizio? Cittadini e lavoratori, dissi, ho imparato di più stando in mezzo a braccianti che non nel liceo classico di Trinitapoli. Quando finì il comizio mi venne a trovare il maestro Muscarelli e mi disse, hai tradito la classe, me lo ricordo ancora oggi. Ma di che classe parlava? Lui che prendeva sì e no 100.000 lire al mese come maestro. Lui che non conosceva l'autobotte di Agnelli. Lui che non conosceva gli yacht che stavano a Monte Carlo. Dei burattinai che dirigono l'economia del mondo. Lui non lo sa che è etero diretto. Quindi io non ho mai messo sui manifesti votatemi perché sono avvocato
e sono, come dire, anche per evitare che poi risponde Brandi, ha detto io sono più bravo di te all'altro avvocato. Non so se lo sapete, qua sono chiesto la battaglia di questa campagna elettorale, tra avvocati. E voglio ricordare a costoro che Di Vittorio era un bracciante. Un bracciante che ha saputo meglio interpretare gli avvocati quali erano i diritti dei lavoratori. Perché se non hai questa consuetudine e questa conoscenza, tutto rimane mero retorico, mera retorica o tecnicismo. Noi oggi attraversiamo, noi sinistra in Italia, un brutto periodo. Siamo, come dire, divisi, siamo stati anche sconfitti, ma la storia non finisce qui. Dicevo ad una cattolica un giorno, se siete diventati pochi, dissi guarda che voi per uscire dalle catacombe, voi cattolici, ci avete messo 300 anni, avete dovuto aspettare Costantino imperatore. E poi, se poi aspettiamo l'imperatore Teodosio, diventate religione di Stato, ci avete messo 380 anni. Prima stavate nelle catacombe, eravate dei delinquenti e Cristo fu punito come per il delitto di lesa maestà. Come vedi, la storia va avanti, oggi siete diventati quello che siete diventati. Anche i comunisti hanno provato la sconfitta, hanno provato il carcere, i compagni sapete tutti quali sofferenze hanno patito, prima della resistenza, ma dopo hanno saputo riscattare l'Italia dalla vergogna in cui il fascismo l'aveva precipitato. Quindi non ci dobbiamo scoraggiare. Di Gran Napoli ho passato la nottata e noi siamo impegnati per questo, perché le nostre idee, anche se oggi sono subissate dal monopolio mediatico altrui, sono le idee vincenti, perché sono le idee di umanità. E con questo messaggio noi vi invitiamo a votare tutti quanti per la sinistra, per la BAT, dove basta mettere la croce, c'è il nome di Luca Miccoli, e alle europee per il compagno Nichi Vendola, per il quale però bisogna scrivere Vendola. Arrivederci a tutti.